Grandi novità anche per le patenti delle moto, con l'elevazione del limite d'età per quelle più potenti. Tre categorie. Patente A1. Si consegue a 16 anni per le moto meno potenti, motocicli fino a 125 cm3, fino a 11 kW, rapporto potenza-massa 0,1 kW-kg, tricicli con potenza fino a 15 kW. Patente A2. Si consegue a 18 anni per moto progressivamente più potenti, fino a 35 kW, rapporto potenza-massa 0,2 kW-kg, tricicli con potenza fino a 15 kW. Può essere conseguita anche senza aver preso la patente A1. Patente A. Si consegue a 24 anni o a 20 se si possiede la patente A2 da almeno 2 anni. Abilita alla guida di tutte le moto senza limitazioni, ma i tricicli di potenza superiore a 15 kW solo a 21 anni. L'introduzione per la patente A1 e A2 del rapporto potenza-peso del veicolo, indicato nella carta di circolazione, ha l'obiettivo di limitare l'uso da parte dei più giovani di moto che, pur avendo una bassa cilindrata, riuscivano ad essere molto veloci, proprio in ragione del peso ridotto. Solo per l'Italia, chi avrà conseguito la patente B, potrà guidare anche i motocicli meno potenti della categoria A1. Analogamente, e solo per il territorio italiano, potrà guidare tutti i motoveicoli a tre ruote, tricicli, purché abbiano compiuto almeno 21 anni. Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente A2 e A, non sarà consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. È necessaria la nuova patente B1 per guidare i quadricicli, cioè i motoveicoli a 4 ruote, cosiddette minicar e quad compresi, che non rientrino nella categoria dei ciclomotori. Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B1 non sarà consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.